perché il vulcano si chiama Idu? Si chiama Idu, ma io da quando sono venuto qua ho sentito sempre i vecchi che le davano sempre del Idu, del rispetto, vuol dire, c'è un senso di rispetto come a voi, ai vecchi, che si dice che ha un po' di rispetto. E vedevo che tutti i vecchi dicevano Idu. Per me, secondo me, è un senso di rispetto. Qui il vulcano può dare la morte e può dare la vita, perché dà da vivere a tutta l'isola. C'è una natura divina del vulcano? Sicuramente di sì, sicuramente di sì. In tutti questi anni e in questo lavoro che ho fatto ho visto delle cose che veramente se dà la vita e dà la morte, questo sì. Ma è tutto, non so come dite, è un segno anche delle persone che sono morte. Sono andato a scoprire che chi era malato, chi era l'ultimo loro sogno di venire sullo Stromboli, e lo Stromboli anche per noi è una che saliamo, è un modo di morte, di vita. Ma sempre c'è un'energia che te la fa dimenticare questa. Non, quando sei lassù non ci pensi alla vita e alla morte. È talmente bello che ci pensi dopo, quando sei a casa o quando sei in giro, ma quando sei su, c'è troppa energia, ti si annebbia questa paura, amore o odio. Non so come dirti, l'annulla, la senti quando sei giù, la pensi quando sei giù, ma non quando sei su, perché su c'è troppa energia. Tu chiedi allo strombolano cosa rappresenta un vulcano e vuol dire il nostro maestro, il nostro Dio, che tutto si fa legato a lui. La qualsiasi cosa, il qualsiasi movimento, qualsiasi rumore che tu senti, almeno noi che ci siamo nati non guardiamo mai l'orizzonte, guardiamo il vulcano, perché il qualsiasi movimento è legato a lui, a Idu, come si dice, Idu, sarebbe lui, è Idu. Perciò non facciamo niente se non è legato, c'è questa trasmissione con questo vulcano. Diciamo che il nostro maestro, ecco lui, è lui che ci comanda per l'energia che ti dà, altrimenti tu non potresti trovare un'energia così forte. Perché Stromboli, sai, non c'è questa via di mezzo. O tu vieni qua e scappi via dopo due minuti, o ti innamori di questo posto. O la senti l'isola, o devi scappare via. Ho trovato una dimensione umana, di vita, dove non devi correre, sì, corri lo stesso poi alla fine, però non c'è quella pressante corsa alle cose materiali,
il supermercato. Dice, ma qua c'è stato un supermercato, ma questo non è un supermercato. Supermercato per modo di dire. E poi al supermercato lassù non ci vado mai. Quindi voglio dire, fuori di qui, fuori di Stromboli, è tutto invece un tecnicismo, un essere in corsa verso le cose, anche le più elementari. Se ti devi fornire anche di cibo solamente perché devi sopravvivere, è là, macchine, tassi, è tutto un continuo tecnicismo che ti prende, ti assale, ti... A me mi stravolge, non mi piace, ma mi opprime, mi dà ansia. Però da questo a una cultura e a un gesto creativo consapevole c'è una grande differenza, non c'è. Perché qua comunque non c'è una cultura intellettuale, fra virgolette, parliamo di una cultura consapevole, codificata, che entra in dei percorsi, in degli schemi. È una cultura legata al fare quotidiano, alle pratiche quotidiane, agli attrezzi che tu adoperi, a quelle cose che sono proprio si perde nella notte dei tempi e sono insite, si muovono di pari passo con l'essere umano nel tempo, dal tempo senza inizio, e che qui sono rimaste immutate perché qui è rimasto tutto distante dalla civiltà. No, hanno resistito a questo schema di vita, perché non c'era altro. Quindi non intendo resistenze come resistere, ma proprio come riuscire a sopravvivere alla mancanza di certe cose. Allora loro desideravano il frigorifero ardentemente, la macchina, hanno comprato le macchine e l'hanno messa nel cortile. Dopo un tempo così lungo, mentre l'umanità cresceva altrove, loro erano quasi penitenti, in questo di che resistevano, ma non perché facevano resistenza, perché facevano mia colpa per atto di fede, come dire. Ginostra, l'autre village de l'île de Stromboli, son contraire aussi. D'un village à l'autre, à pied, il faut passer par le sommet du volcan. Autant dire deux mondes étrangers. Vue magnifique, village simple, tranquille. Ginostra, c'est une centaine de maisons, des cubes blancs et décrépits accrochés aux pentes du volcan et reliés entre elles par des ruelles étroites. En hiver, Ginostra, c'est une trentaine d'habitants reliés au continent par d'improbables bateaux. Mais en été, Napolitains, Siciliens, Suisses ou Allemands y résident. 700 personnes, sans compter les touristes de passage qui envahissent le village, faisant de Ginostra un territoire de confrontation. Conflit entre une diaspora nostalgique et des nouveaux venus en quête d'authenticité, partisans d'un village musée dans lequel rien ne change, et des habitants permanents espérant quelques progrès. Culture de musée ou modernité factice, une des problématiques des îles de Méditerranée où le tourisme est prescrit comme le seul mode de développement économique possible, inversant les valeurs et les identités. Un monde lié au travail et au temps de la nature a aujourd'hui fait place à un monde de l'immédiateté. Sicuramente, ma quelli più grandi, sicuramente non tanto. Il danno l'abbiamo fatto alla generazione dopo, perché si è arrivata nel benessere che loro hanno lavorato prima, adesso si ritrovano tutta questa massa di gente che va bene, ci portano soldi, ci porta tutta la cultura, però abbiamo abbandonato completamente la terra.
E questo è un problema, perché camminiamo sempre su un filo di un coltello. Perché se lo Stromboli dice domani, io qui non vi voglio più, e incomincia a fare le esplosioni grandi, qui non viene più nessuno. E noi dobbiamo emigrare come nel 1930. Perché? Perché no, l'agricoltura non c'è più. Non solo non c'è più, non la sappiamo nemmeno fare. Questo è il vero problema. A Lipari, les pierres du volcan ont fait la richesse de l'île pendant des millénaires. Au nord de l'île, une carrière de pierre ponce faisait vivre plusieurs centaines de familles. En 2007, du jour au lendemain, elle fut désertée. Cet abandon n'était pas dû au volcan, mais à l'avidité des hommes. Métaphore de la vie qui s'arrête brutalement, Pompéi industrielle et moderne, tout est encore en place. Les camions, les machines, les bâtiments, et une plaie béante dans la montagne. Seuls les hommes ont disparu, et avec eux leur dignité de prolétaires et de paysans. Paris, la plus grande et la capitale des îles éoliennes, fut classée en 2000 comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Un classement qui la protégea certainement, mais de quoi? Il la transforma en musée, mais pour qui? Sento allegro stamattina, ieri c'era la rete a mera, tanto pesci e peschetta, e mi sento di criete. Uè, lo pesce dalla mera e treia, le peschette stamattina, io lo venno a buon mercato, e perché io ne sposam, corrite femmina del paese, aiutate la bancarella. Mettete la villa dentro la funnella, dietro la frida dentro la padella. Mio padre era un portuale. Portuale significa che lavorava nei porti, nella Pumex, nella Pomic. E noi eravamo una numerosa famiglia. Sai? E allora andavamo perché c'era fame. Pascolare pecore, capri, maialini, due asini, insomma questi, tutto un lavoro di animali, in sostanza, per vivere, perché non c'era altro. Lavoravamo la campagna, la media di 11, 12 quintali di grano, un quintale di orzo, poi c'è, non so come si chiama, segala, germana, questo. Insomma tutto, e sui 25-30 ettolitri di vino. Come lo devo dire, a barile? Sarebbero, disse 25, 50 barile. Di vino? Sì, però eravamo una numerosa famiglia, la campagna la coltivavamo tutta. E quindi sei figli, non mica ero, 5 maschi e una femmina. Lipari, pour notre voyage, une ville trop peuplée, trop pleine de voitures et de bruit. Mais une île chargée d'histoire depuis l'Antiquité. Grecs, Romains, Ottomans, Espagnols et Français, pirates de tous bords et chevaliers des croisades, toute la Méditerranée s'est entrechoquée à Lipari. Au XVIe siècle, le pirate Barberousse mit en esclavage l'équivalent de la population actuelle de l'île. Au XXe, Mussolini y enferma ses opposants.
Et récemment, des mafieux siciliens y furent emprisonnés. Invasion, massacre, guerre, pillage, esclavagisme. Sur cette île, on rencontre l'histoire de la violence en Méditerranée. Aujourd'hui, à Lipari, les mineurs et les paysans sont devenus chômeurs ou vendeurs de souvenirs. Beaucoup de pêcheurs ont transformé leurs chalutiers en bateaux de visite pour des touristes assoiffés d'authenticité. Oui, voyager peut devenir résistance. Mais voyager pour de fausses ruptures à bon marché assassine le voyage. Que faire pour freiner ce pseudo-développement économique réduisant l'année à 2 mois d'hystérie touristique? Que faire face à ce déferlement estival et à cette désertification hivernale qui semble être aujourd'hui en Méditerranée des fatalités? D'inverno, non c'è turismo d'inverno. E d'inverno la gente dell'isola campa di quello, vive di quello che ha guadagnato l'estate, entra in letargo e in più c'è un po' di lavoro, di manutenzione delle case, e la costruzione di una piccola casa, c'è un po' di lavoro, ma non molto, e quindi la gente aspetta l'estate per incominciare il lavoro dell'estate. E ha la soluzione, l'idea, e c'è tantissime possibilità anche per lavorare d'inverno col turismo o con l'agricoltura e che la gente qua non ha molta fantasia, si potrebbe lavorare in maniera differente. Portare gente, cercare di ricominciare a magari a preservare l'isola, no? Ripulire, magari ricoltivare, perché no? Ci vorrebbe un grosso progetto. Un grosso progetto per riqualificare i terreni abbandonati di una volta, essendo anche molto fertili, molto produttivi. Troppo faticoso. Nous sommes allés dans ces îles en avril, hors des folies estivales, et pourtant, déjà. Durant ce voyage de 6 semaines, il nous a souvent été dit que ces îles étaient en danger. Mais d'où vient le danger? Des volcans ou des milliers de personnes envahissant quotidiennement les îles en été? Un danger, mais pour qui? Pour la nature? Ou pour leurs habitants ne venant des cartes postales dont la seule raison de vivre débute en juin et se termine fin août? Comme un peu partout en Méditerranée, l'hiver humain devient trop long sur ces îles. Pour ce film, nous n'irons pas dans toutes les îles des éoliennes. Alicoudi, Filicoudi, Salina, 3 autres sœurs, elles aussi avec une nature brutale et sauvage. C'est beau, parfois magnifique,
mais seulement beau. Même histoire, même perte d'identité humaine. Dans ces trois îles, nous avons trouvé des gens, mais pas de personnages. Seulement quelques individus arrivés dans les années 70 avec des rêves plein la tête, mais qui sont souvent devenus des propriétaires terriens, n'apportant à leur territoire que la flambée du prix de la terre et, avec certitude, l'omniprésence d'un tourisme de luxe. Mais certainement, nous avons mal cherché. Dans ce voyage, à la recherche de l'envers du décor de la Méditerranée, nous cherchions des territoires à dimension humaine où il était possible de regarder et d'écouter un monde plus en rythme avec l'homme. Nous cherchions des lieux pour, peut-être, donner l'envie de penser une vie plus en lien avec l'indispensable. Avec les éoliennes, nous avons découvert une nature somptueuse, violente et accueillante. Nous avons parcouru des îles donnant aux voyageurs l'espace de rêver. Nous avons rencontré des hommes signes de notre devenir et parfois vecteurs d'espoir. Il n'y a plus de zones blanches sur les cartes de la Terre. Mais oui, les petites îles sont encore un terrain de voyage inépuisable pour le curieux qui cherche. Oui, les îles sont encore une terre inconnue. Et aujourd'hui, la moindre des politesses est de connaître le monde. Dans le seul bassin de la Méditerranée occidentale, on compte plus de 1000 îles et îlots qui tissent des ponts entre les peuples.